Gli operai della GKN, dopo il presidio in vari punti della città, si sono spostati sotto la prefettura, dove si è tenuto il tavolo per salvare il futuro dei 422 lavoratori licenziati con un'email dall'azienda dell'automotive con sede a Campi Bisenzio. Governo, regione, città metropolitana in collegamento con l'azienda, come accade nell'altro tavolo. Dopo circa due ore il vertice è stato sospeso in attesa della risposta dell'azienda sulla proposta del vice ministro dello sviluppo economico di una cassa integrazione per 13 settimane, ovvero 3 mesi. 13 settimane di cassa integrazione che sono state messe a disposizione con il precedente disegno di legge proprio per gestire a costo zero per l'azienda situazioni in cui bisogna trovare una mediazione senza avere la spalla della procedura aperta, che è chiaramente inaccettabile per le parti sociali, per poi decidere che tipo di percorso intraprendere. Quindi l'azienda ha dato disponibilità a valutare un possibile percorso di reindustrializzazione, chiaramente nella misura in cui ci potessero essere degli interlocutori al tavolo. Dure le parole del vice ministro Alessandra Todde all'azienda. Al termine delle 13 settimane si tornerà a valutare il da farsi. Noi non possiamo pensare che un perimetro occupazionale così ampio, che veramente desertifica un territorio, possa essere oggetto di una speculazione. Considerato che questo è un gruppo che in Italia ha usufruito degli incentivi che gli sono stati messi a disposizione, che non ha esitato quando si è trattato di parlare dei dipendenti, di prendere una decisione che è stata messa in campo in 24 ore in delle modalità così distruttive per l'attività produttiva e per il territorio, gli si è richiamate alla responsabilità. Il rischio è che quello della GKN diventi un caso che crea un pericoloso precedente per altre aziende. Da qui anche l'auspicio di arrivare a una normativa che ostacoli chiusure e delocalizzazioni. Io credo che sia importante il fatto adesso di lasciare all'azienda la valutazione rispetto a quello che è necessario, ricordando però che noi ovviamente istituzioni stiamo comunque continuando a lavorare per fare in modo che casi di questo genere non siano più all'ordine del giorno, e che quindi ci vuole anche una risposta che sia anche una risposta normativa rispetto a questo tipo di situazione. Intanto i lavoratori hanno annunciato una nuova manifestazione fissata per l'11 agosto.